siamo arrivati per vedere che cosa? La madre che è stata fatta fuori. Ma porca miseria. C'è carica batterie di che cosa? Ah, e dov'è? E puoi passare, eh? Scusate, mia madre che mi ha chiesto il carica batterie. Mamma credeva con tutto il cuore. Lo so. Allora, perché è andata così? La fede non rende immortale. No. La vita è segnata da perdite. Lei ci guida. Semplicemente c'è un inizio e c'è una fine. Non è che la vita è segnata da segnata da perdite. Ok, perché andiamo così piano? Successo qua. Arrivo. Ok. No, ma tranquilli, no? Sì, abbiamo appena fatto una strage. Come se fosse una cosa normale. Qua? Nulla. Ok. Ok, qua preso. Praticamente stiamo facendo tutto il giro per non beccare... Presto. Sotto la porta. Ah, sì. Ok, sì. Arrivo. Ok, scusate se rimango con la bocca aperta, ma... Non possiamo fare niente. Lo so. È il momento che sto cercando di capire che devo fare. Okay. E dove stiamo andando, specialmente. Oddio. Oh, mamma. Possiamo restare qui. No, direi proprio di no. Lei. Abby, di qua. Di qua? Vai. Guarda te che giro devo fare per scappare dai miei... dai miei stessi ex compagni. Prendi quello e scappiamoci. Scappiamo da qui. C'è un modo per evitarle. Sì, proviamo a cambiare strada. Va bene, però fammi prendere due robe. Ok. Dall'altra parte. Guarda che casino che succede. Se non passano prima loro. Sotto al camion. Comunque un paio di bug ce l'ha questo gioco, giusto un paio. Come l'altra volta che mi era sparito il pavimento. Abby, devi aiutarci. Sento urlare. Coraggio. I lupi sono ancora qui. Non lo so. Non fermarti. Aspetta, aspetta. Quello è utilissimo. Dai ragazzi, sono troppo euforica. Stiamo trovando tanta roba che serve. Arrivo. Un attimo. Scusate per il mal di mare, ma devo guardare velocemente. Di qua. No. Come ti sei permesso? Ecco. Lev, dobbiamo andare. Lev, muoviti. Vedo qualcuno. Non posso lasciarla qui. Mi
indietro! Cercalo! Subito! Porca troia! Abby, ho detto indietro! State fermi! Ah, c'è Isaac anche. Che diavolo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello lì dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è lì, no. Ti prego. Abby, spostati. Cristo, è solo un bambino. Ti do 3 secondi. Per allontanarti da quella iena. Uno. Vuoi spararmi? 2. Non mi sposto, cazzo. È un bambino. No! Che cazzo? Chi è? Ah, Yara era ancora viva. Grazie, Yara. Lei dobbiamo andare. È morta. Oh mio Dio, è morta. Lev, non è il momento. Andiamo. Quella era la tua gente. Sei tu, la mia gente. Ascolta. Dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare. Ok. 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 Questo cambiamento di Abby mi sta piacendo parecchio, perché all'inizio mi sembrava una che pensava di sapere tutto, che non gliene fregava niente della vita umana, e invece tanto di cappello, ragazzi. Tanto di cappello. Che? Dai! Passo veramente ovunque. No, non ci vengo. Per forza devo venire. Vabbè. Sì, muoio sicuro perché sono troppi, però almeno vedo quanti sono. Allora, non c'è più Isaac, è già una buona cosa. Ok, più o meno ho visto com'è strutturato. Tipo un vecchio palazzo. Va bene, è tipo un vecchio palazzo. Quell'altro mi dà sui nervi. Allora, a meno che... Se faccio così... Perfetto. Ok. Ragazzi, dopo un po' lo stealth. Venite, venite! Ce n'è un po' per tutti qua. Insomma. Sai che ho detto? Ce n'è un po' per tutti. Di no. Perfetto. Ora. Momento. Sono uscita a farne. Questo sono a posto. Questo ok. Allora. Quella, vai. Eccolo qua. Forse sono riuscita a levarvelo di dosso. Sì, vabbè, però... Aspetta.
Non posso farlo. Dai, ma ce l'avevo dietro! Giù. Si sono infilati dai. Ah, R1? Ok. Metto qua. Dov'è? Dov'è? Ah, ok, grazie. Ci sta pensando lui, perfetto. Chi è che c'è ancora? Uno in fondo là, perfetto. Ah, adesso mi sento meglio, visto? Quante ce n'è ancora? Uno, due, uno in alto. Ok, ora, avendo tolto... scusami, Lev, grazie. Aspetta. Avendo tolto di mezzo Mister e rotto le scatole, in teoria dovrebbe essere più facile. In teoria. Adesso mi giro un attimo di qua. Giù. Questo al massimo. Ok. Quindi metto di... Ah, c'è uno là sopra, ok. Vedi che c'è un altro con la cosa, perché... Allora. Allora, siamo di qua. Siamo di qua. Adesso tutti là. Sì. L'uscita è lì e c'è quello là. Ok, adesso c'è quella di là. Zona libera. Giù. Forse ho capito come non farmi beccare. Ora, se riesco ad andare in mezzo qua... Qua! Porca miseria! Mi fai cambiare arma? Grazie! Rompiscatole! Dov'è? Questo? Quello? Lo so che... eccolo! Sopra di me! Come sopra di me? Dov'è? Oh, oddio! Sopra là, sì. Ho visto. Aprite gli occhi! Una è Abby, che la conoscete benissimo. Allora. Ah, è là sopra, sì. Ora lo prendo quello. C'è una cosa. Ci provo, ma non lo so, sono arrivato fino a qui. In teoria dovrei riuscirci. In teoria. Visto? Dopo che mi sono divertita, ce l'abbiamo fatta. Oh, ne potevo più di quella gente lì. Sì, ho dovuto. Va bene. Dimmi che ci sono munizioni, perché siamo messi male. Comunque, hai visto? Con la calma, sangue freddo, grazie, grazie. Per una volta ce l'ho fatta. Forse riuscirò a finire la seconda volta a Cuphead con questa calma, perché la prima volta non ero così calma. Qui dentro.
Se non ci va lui, lei non va. È chiara questa cosa, ma ogni volta mi fa rimanere un po' perplessa. Allora, questa faccio 123, buono. Allora, questo, più danni sono e meglio è. Ok, bravissima. Questo ho fatto tutto, ok. Anche perché non posso fare altro, probabilmente. Poi, quelle a posto. Queste che non posso. Ah, questo. Ah, ce n'erano altre qua. Ormai. Preso. A posto, via. Di qua. Andiamo, Lev. Però mi è dispiaciuto tanto per la sorella, Quella è. Sì. Quello che ne resta. Yara era bravissima. Lev, dove sono le barche? Al molo. Oltre agli incendi. Ah. Ci conviene andare prima che lo prendano. Giusto? Sì. Non moriremo su quest'isola. No, assolutamente. Lo so. Dobbiamo scendere laggiù. Bello il panorama, eh. Mamma mia.